nel suo intervento Giuseppe De Rita ha detto intento di questa iniziativa è quella di salvare lo scheletro d'Italia che è anche l'anima culturale di questo paese. Ecco, partiamo da questa interessante suggestione. Ma si dice che gran parte della classe dirigente italiana sia nata in Appennino. Fino a 20-30 anni fa era vero, poi naturalmente la trasformazione demografica italiana lo cambia, però quello che è vero è che l'anima italiana ha uno scheletro, lo scheletro è l'Appennino, che non è soltanto uno scheletro fisico, i monti appennini che in qualche modo fanno lo scheletro d'Italia, è anche un fatto culturale, tutta la dimensione di riflessione profonda sulla società, tutto lo scheletro contadino della società italiana viene dagli Appennini. Quindi salvare gli Appennini da questo smottamento verso il mare o questo smottamento verso la grande città è un elemento di dovere civico, direi, oltre che culturale. Ecco, lei ha una certa, diciamo, dimestichezza con i numeri, c'è un dato di fatto che gli Appennini si stanno spopolando soprattutto nelle aree del centro Italia colpite dal terremoto e la ricostruzione stenta. Ma sa, le aree dell'Appennino centrale avevano già prima dei terremoti una tendenza a migrare. Le aree per esempio rivolte verso l'Adriatico c'era uno smottamento verso il mare, tutte le Marche hanno avuto la tentazione della metropoli della costa, il che creava problemi nella collina e nella montagna marchigiana. Da quest'altra parte sono anni, decenni che buona parte degli aquilani andava verso Roma, lo sappiamo. Credo che già 20 anni fa a Roma vivevano 150-160 mila persone provenienti dalla provincia dell'Aquila, quindi erano processi lunghi che stavano e forti. Naturalmente i terremoti hanno accentuato questa tendenza a fuggire dall'Appennino, andare nella città da una parte o verso la costa dall'altra. In breve questa iniziativa, queste due app, entriamo nel concreto, come possono aiutare, ecco, quello che l'hai chiamato tribù che resistono? Beh, il problema è che quando tu vai, come siamo andati noi, in una zona terremotata, l'ultima, questa di Umbria, Marche, Abruzzo, e beh, tu dici è qui che c'è, è qui che rimane, o meglio qui chi ci rimane. Il problema è la dimensione umana e capisci che la dimensione umana è povera, nel senso che ci rimane l'impiegato comunale perché non ha altro da fare, ci rimane il distributore di benzina perché se non c'è lui, ci rimane l'allevatore perché c'è tutto un patrimonio bovino che non può portare da nessuna parte, ci rimane qualcuno, qualche amministratore pubblico, qualche prete, rimane. Allora ci rimangono delle tribù residuali che però possono essere prese come le tribù del rilancio, e questo abbiamo fatto noi, abbiamo cercato di lavorare con coloro che fanno un'agricoltura di qualità, con coloro che fanno gli allevatori, con coloro che fanno pellegrinaggio, eremitaggio, tutti quelli che erano rimasti. Stiamo cercando di mobilitare quelli e di collegare queste tribù minoritarie, perché non possono che essere minoritarie, con i grandi circuiti internazionali. Senatore Gaetano Quagliariello, ecco, lei ha illustrato in maniera, lei non è abruzzese, ma insomma ha dimostrato una buona conoscenza del territorio delle aree interne abruzzese, ha illustrato Eremi, così, ecco, partiamo entrando nel merito poi di questa proposta turistica e tecnologica, ecco, su tutto il percorso degli Eremi, dei cammini dello spirito. Sì, i cammini dello spirito sono un genere oggi in grandissimo sviluppo, e questo intercettano, diciamo, un bisogno di religiosità, ma anche
laicamente un bisogno di conoscenza di quei luoghi che hanno fatto la nostra storia, che hanno determinato la nostra tradizione, il nostro modo di essere e che sono a cuore di coloro i quali credono, ma anche di coloro i quali non credono e che magari sono alla ricerca di qualcosa, oltre che alla ricerca del bello. L'Abruzzo è in qualche modo detentore di una sorta di primato in questo ambito. Possiamo dire che l'idealtipo weberiano del cammino dello spirito è qui, quel cammino del perdono che portò Celestino dal Monte Morrone alla Basilica di Col di Maggio. E quindi noi dobbiamo assolutamente difendere questo primato ed è quanto stiamo facendo proponendo questi 20 cammini. Sono 20 cammini che vanno dalla Marsica, passano nel territorio aquilano, arrivano nel Teramano fino alla costa e servono anche a mettere in collegamento da un punto di vista turistico la costa con la montagna, uno dei grandi problemi dell'Abruzzo, regione duale per eccellenza che non deve vedere una contrapposizione tra questi territori ma una collaborazione. Sabrina Di Cosimo, in sintesi, quale può essere il valore aggiunto di questa app per il territorio in senso lato aquilano? Un valore assolutamente incredibile, perché già stiamo lavorando ad un'app che diciamo sullo stesso percorso con cui è stata costruita questa, porterà promozione e sviluppo per quelle che sono le eccellenze del nostro territorio aquilano. Quindi ben vengano queste nuove tecnologie, soprattutto ad integrarsi tra loro. Come abbiamo detto, tutto ciò che verrà scritto su queste app non è scolpito nella pietra, ma è assolutamente modificabile, integrabile e aggiornabile. Quindi nell'era tecnologica in cui viviamo, per rimanere sul mercato bisogna seguire queste nuove innovazioni tecnologiche, e il marketing oggi si svolge sulla rete, il marketing si apre alle nuove tecnologie e così sta facendo questa amministrazione comunale. Supporteremo appunto questa collaborazione con il senatore Gaetano Quagliarello, che ringrazio veramente per la stretta sinergia e collaborazione con la quale lavoriamo ormai quotidianamente e con il quale abbiamo diversi progetti in itinere da presentare a breve alla città.